Como, buongiorno intanto sui campi del tennis Como dove ci troviamo in questo momento, appuntamento con lo sport quest'oggi perché vi vogliamo presentare insomma due giovanissimi ma sono due talenti veri e non andiamo oltre con i termini per non esagerare ovviamente, ma sono due ragazzini giovanissimi che fanno parte del tennis Como. Tra l'altro sono già entrati uno in particolare anche nell'ottica della federazione, quindi osservati speciali. Il ragazzino che abbiamo qua davanti a noi è un ragazzo di 9 anni, è un bambino di 9 anni che è veramente, vedete, talentuoso. Adesso vi facciamo vedere un po' come si sta allenando qua assieme a un altro ragazzo di 16 anni, anche lui del tennis Como, è molto talentuoso anche lui. Ci va a piacere mettere in evidenza questa cosa con Paolo Carobbio, il direttore tecnico. Ciao Paolo, Ciao, buongiorno. buongiorno a Direttore tutti. tecnico. Allora, diamo l'autorizzazione per riprenderli, quindi lo diciamo Assolutamente, subito. sì. Due talenti, non andiamo oltre perché poi sai abusare di termini in questo caso, però 9 anni è uno che sta in campo, diciamo, con una personalità importante. Paolo, spiegalo tu. Si Allora, sì, chiama io Tommaso. sì, Tommaso Maglia. Tommaso. Diciamo che io vado sempre coi piedi di piombo in Esatto. questi casi, perché sono bambini, come hai detto tu. Sono bambini, esatto, E in ma effetti direi che è un bambino talentuoso. è un bambino di talento, perché a 9 anni tiene la racchetta come un veterano innanzitutto, Sì, giusto? no, E colpisce soprattutto come... anche con Ecco, forza. vi siete accorti quando che questo bambino aveva tutto questo talento? Ma lo vedi subito, quando c'è un talento particolare lo vedi, è già da un paio d'anni, 2 o 3 anni che lo seguiamo. Ovviamente vanno seguiti con una certa accortezza. Ecco, come si fa a far crescere un bambino come in questo caso, che però ha grandissimo talento, senza però bruciarlo o senza fargli addosso la Non pressione? bisogna mettere pressione. Ho capito come si fa. Non bisogna mettere pressione, bisogna dare delle regole, perché il tennis sei in campo da solo, devi imparare a gestire la pressione, imparare a gestire le vittorie e le sconfitte. Fortunatamente, dico, adesso lui ancora a tornei, è troppo piccolo e non può Non farli, può farli, non può esatto. farli. Ma guardate veramente con quale personalità davvero si sta rapportando a un ragazzo che ha il doppio della sua età praticamente. 16 anni. 16 anni, lui ne ha 9, Tommaso. Esatto. Adesso tra poco magari lo facciamo anche parlare tra uno scambio e l'altro. Ma devo dire che ha una veramente un incredibile, Sai, guardate. io Cioè, quando me ne hai parlato io ero un po' perplesso, però adesso vederlo dal vivo. Andiamo dietro, che so che abbiamo il sole contro, però possiamo anche far vedere proprio come questo bambino, perché tale è, sta giocando qui al tennis Como. È una cosa che ci tenevamo a farvi vedere perché insomma è anche giusto poi dare piena valorizzazione, no? Voi ci tenete molto, Paolo. sì, lo Beh, anche seguiamo. l'altro ragazzo, ecco, non voglio Sì, no, ricordare. lui sta crescendo, Alessandro Calce sta crescendo, è molto migliorato nell'ultimo anno, io cerco sempre di curare sia l'aspetto sportivo che quello di relazione. Ecco, tra l'altro loro hanno ripreso dopo il lockdown con tutta la Esatto, sicurezza del caso. Ecco, è guardate, un questo ragazzo. ha appena 9 anni, questo bambino. No, volevo appunto spendere 2 parole su Anche Alessandro a suo Calce Alessandro. perché è veramente un ragazzo che ha dimostrato serietà nei confronti del circolo, tutte le cose, veramente Ecco, ne approfittiamo, un ragazzo scusa, bravo. solo un attimo, Paolo. Sì. Fermiamoli un attimo prima degli scambi, così facciamo anche due chiacchiere con loro, giusto per parlare, per capire anche quanto si stanno applicando con il tennis. Eccoci qua. Ecco, ragazzi, venite un attimo solo. Alessandro, vieni anche tu. 16 anni, è una grande passione da quanto hai iniziato. Di dove sei tu? Sei di Como? Sono di Como, abito qui vicino e ho iniziato all'età di 5 anni. Mi Quanto ti alleni? alleno durante l'anno 3 volte a settimana e poi più i tornei. Tommaso, complimenti. Grazie. Allora, ti abbiamo visto da quanto hai iniziato tu a fare tennis? 5 anni. Quando avevi 5 anni? No, Ah, da 5 quando anni. ne avevo 4. Senti, e quante volte ti alleni? 3 volte a settimana per 1 ora e mezza, 2 ore di atletica. Perbacco. Senti, cosa ti piacerebbe fare da grande?
tennista. E non saprei altro. Ok, tennista, dai. Tennista. Però che scuola fai, Tommaso? Gaglio. No, che classe? Terza. Terza, ok. Tu invece che Alessandro, che scuola fai? Faccio il liceo scientifico, devo fare il terzo anno. Riesci a abbinare le due cose? È un po' impegnativo, ma sì, riesco. Va bene. Paolo, che dire, complimenti davvero, perché insomma avere questi giovanissimi talenti e ovviamente cercare di farli crescere credo sia veramente, sì, ecco, un bel messaggio. Sì, devo aggiungere anche che oltre a Alessandro abbiamo anche Tommaso Redelli, che gioca addirittura in seconda categoria e sta dando anche lui dei grandi risultati, quindi diciamo che il nostro settore sta crescendo. Abbiamo puntato sul vivaio. Quindi lui è già, dicevi, in ottica federazione, insomma, qualcuno, però non può ancora fare molto sostanzialmente, no, perché è un bambino. L'attività di 9 anni è molto limitata. E la federazione lo ha visto, ovviamente lo ha preso per i raduni nazionali, sì. E devo dire che lo hanno inserito non più col 2011 ma col 2010. Ah, quindi gioca con quelli più grandi, sì, di lui. Sì, fatto allenare con quelli più grandi. Staremo a vedere. Vabbè. Ripeto, sempre con i piedi di piombo per terra. Con i piedi belli per saldi. Sì, senza... assolutamente sì, assolutamente. Perché sì. Tennis... Beh, adesso tra poco inizia la scuola, Tommaso. Purtroppo. No, dai. No, la scuola è fondamentale ed è importantissima. È chiaro che, va bene, questo è una cosa che ti diverte, che ti piace tantissimo, e quindi l'obiettivo è quello di diventare sempre più bravo, sì. Ok? Senti, faccio vedere ancora due scambi. Grazie anche ad Alessandro, grazie, in bocca al lupo. Va bene. Devo dirti, Paolo, grazie di averci fatto vedere questa cosa veramente bella, positiva, che vi arriva da Como, cari amici di Ciao Como. Sui campi del tennis Como, dove abbiamo visto nei prossimi giorni ci sarà il torneo del 90esimo che è in corso, ma guardate anche questi giovani talentuosi. Ciao Andrea, ciao Elena, buongiorno a voi amici, grazie per averci seguito, e questo vi facciamo vedere appunto questi due ragazzi che sono veramente, possono essere veramente il futuro del tennis, anche l'ariano, perché no, nazionale. In effetti c'è tanto bisogno, Paolo, anche di giovani leve, vero? Ma adesso il tennis italiano sta crescendo, abbiamo... Guarda con che personalità, mamma mia, veramente sono ragazzi di grande sì, personalità. Sì, assolutamente. No, il tennis italiano sta crescendo, il movimento in crescita. Berrettini, Fognini e altri che stanno salendo da dietro, in primo 100, che fa ben sperare. Ovviamente dovremmo assolutamente curare il vivaio. La federazione penso che si stia... E credo che state facendo un gran bel lavoro, Paolo. Complimenti al Tennis Como per quello che sta facendo, perché grazie. In effetti questi sono esempi davvero molto belli. Vi salutiamo dal Tennis Como, grazie ancora. Buona giornata a tutti. Grazie per averci fatto vedere che, insomma, il vivaio comasco anche del Tennis Como sta crescendo davvero molto bene. Tommaso e Alessandro. Grazie a tutti, buona giornata.